Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati con Passione Politica. Riprendiamo il ciclo delle nostre trasmissioni parlando di sanità con l'assessore regionale al diritto alla salute, Luigi Marroni. Buonasera, assessore. È un momento abbastanza cruciale per tutta l'organizzazione dei servizi della sanità. Sentite continuamente questi resoconti piuttosto allarmanti sui tagli, le minori risorse, la necessità di riorganizzare i servizi. Proprio oggi c'è stato un consiglio regionale, addirittura con una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Enrico Rossi, che è stata respinta, mozione presentata dalle opposizioni e respinta con i voti della maggioranza. E con una lunga discussione che ha ruotato su come è stata gestita la sanità in Toscana fino ad oggi e soprattutto su come si prospetta a partire proprio da questo anno. Ne parliamo volentieri con l'assessore. Allora, come sempre, un breve excursus sulla sua lunga carriera, tra l'altro anche molto corposa nel settore privato, 55 anni, nato a Castelnuovo Bellardenga nel Chianti Senese, laureato in ingegneria meccanica. 20 anni di lavoro all'interno di un'azienda del gruppo Fiat CNH, leader mondiale nel settore delle macchine agricole da costruzione. A un certo punto inizia anche un percorso come docente universitario e nel 2004, dopo tutta questa lunga carriera da ingegnere, diventa dirigente della principale azienda sanitaria della Toscana, la ASL di Firenze. Considerate che la sanità in Toscana muove budget, se così lo possiamo definire, intorno ai 7 miliardi di euro. Di gran lunga la voce di spesa e di gestione maggiore della regione. Allora, un ingegnere che si occupa di servizi sanitari, com'è andata? A livello personale è stata l'esperienza più bella della mia vita, devo dire. E la ASL di Firenze è stata un amore a prima vista e devo dire un amore corrisposto, quindi sono stati anni molto belli, visto che si parla di passione. Ecco, Certo. direi che è andata anche abbastanza bene, cioè ci sono stati dei risultati. Quindi è Ma stato come ha potuto un... trasferire un'esperienza da ingegnere in un settore, tra l'altro, macchine agricole da costruzione, in un altro settore apparentemente Sì, così completamente diverso? diverso. Di per sé chiaramente Sì, la cosa sì. lascia un po' così qualche interrogativo. È pur vero che un'azienda sanitaria è la sanità oltre che essere per curare le persone, ovviamente, Certo. è di per sé una grande impresa. Lei parlava, la più grande industria della Toscana è la sanità, con Quanti 60.000 dipendenti, dipendenti? quasi Quanti? 60.000, 60.000 quasi dipendenti. 60.000, 7 miliardi di fatturato, investimenti, più grande fonte di investimenti che ci sono in Toscana oggi sono quelli della sanità. Quindi comunque l'azienda sanitaria è comunque una grande azienda, quindi ci sono moltissime persone da gestire, budget, flussi organizzativi, processi organizzativi, processi produttivi. E qui che la mia esperienza di 20 anni in questa grande multinazionale dove ho dovuto affrontare problemi complessi Tra l'altro in vari nella paesi vari del mondo. paesi del mondo, Stati Uniti, Inghilterra, ma anche Turchia, India, ecco un po'. Poi in tutto Sud America molto anche, E poi siamo quindi arrivati a Firenze, adesso siamo arrivati in Toscana. Toscana. Dopo questa esperienza come direttore generale della principale ASL toscana, nel maggio scorso è arrivato questo incarico di natura politica, un nuovo cambiamento, perché insomma una cosa è fare il direttore generale, qui si passa un po' dall'altra parte. Ecco, questa vita da politico le piace? Sì, mi piace molto, anche se in questo momento direi che chi fa l'assessore della sanità, benché sia un incarico per sua natura politico, ha una forte valenza amministrativa. Il momento è tale che ora proprio, come dire, abbiamo una forte valenza amministrativa, però è importantissimo perché sono delle scelte di fondo da fare che sono tipiche della politica. I politici sono stati eletti dai cittadini per prendere decisioni in nome di tutti. Certo, ma in questo momento è anche magari un ruolo particolarmente scomodo perché di fatto dovendo organizzare le cose con minori risorse si deve anche agire giustamente spesso nelle conferenze stampa l'assessore parla di riorganizzazione, di ristrutturazione, però da fuori magari sembra una riduzione dei servizi. Allora, intanto volevo fare brevissimamente, perché se no altrimenti è noioso per chi ci ascolta. Di fatto, su quanti fondi in meno può contare la Toscana quest'anno? Dunque, quest'anno, ecco, rispetto, è un po' complessa la cosa, rispetto a, però cercando di essere chiari,
Rispetto a quello che era il fondo previsto, perché l'ultima volta che il fondo sanitario fu definito nel suo complesso fu nel 2010, si prevedeva un certo trend. Rispetto a quello abbiamo avuto nel 2012, quindi l'anno passato, un taglio di 260 milioni circa. Ne abbiamo un altro più o meno equivalente quest'anno e un altro, si presume, almeno le previsioni ci dicono, altrettanto... Quindi nel complesso si parla di 700-750 milioni in meno rispetto a quello che era il trend naturale della sanità. Quindi, diciamo, ci viene a mancare circa un 10%, delle nostre risorse. Lei consideri, peraltro, che in sanità il costo tendenziale aumenta del 2-3% all'anno. Cioè, sono circa, servizi in generale. Complessivamente, un'inflazione generale che c'è, persone più anziane, le cure, aumenta tutto, aumenta l'IVA, aumenta il gas, la luce, e quindi qualsiasi... Quindi di fatto il nostro sistema lasciato a se stesso di fatto ogni anno costa 200 milioni di più. Quindi c'è questo, a prescindere. Perché è la tendenza naturale, come costa a tutti più la vita nelle nostre certo, case. No? Certo. Ecco. E quindi voi vi siete trovati di fronte a questa prospettiva di riduzione piuttosto drastica, perché insomma 700 milioni di euro immagino che con questa cifra si riescano a coprire tante cose. Vi siete trovati nella necessità di riorganizzare. Queste cifre vengono anche contestate un po' dall'opposizione, un po' dai sindacati. C'è chi dice che, per esempio, la UIL qualche giorno fa è intervenuta dicendo che in realtà non è vero che ci sarà una riduzione così drastica dei fondi. Che cosa replica lei a chi oppone questo tipo di argomentazione? Sì. Dunque, descrivere una cosa molto complessa, di certo. Per sé che richiederebbe qualche ora di grafici. No, no, per dire, no, è di lavagne, quindi però complessivamente per dare una sintesi, spesso ci sono molti dati, ognuno dei quali singolarmente vero, però vanno contestualizzati in un discorso generale. Complessivamente è quello che le stavo dicendo. Poi di fatto anno su anno, come dire, rispetto a questo all'andamento del fondo si sta calando, ma sostanzialmente il dato è questo. Se vogliamo essere sintetici, diciamo. Ecco. E da qui nasce la necessità di riorganizzare. In qualche modo ristrutturare. Questa riorganizzazione da dove passerà? Che cosa cambierà effettivamente per i cittadini toscani a partire da quest'anno? Perché insomma qui i cambiamenti devono essere fatti abbastanza rapidamente. Io vorrei dare, parlando un po' in maniera sintetica, per i cittadini toscani dovrebbe cambiare il meno possibile. Perché dovremmo cambiare molto noi al nostro interno. Questa può essere una buona notizia. Però per far sì che i cittadini si accorgano il meno possibile. Qualcosa cambierà anche per loro, ma noi cerchiamo di fare tutto questo per mantenere questo livello di welfare, di sanità a cui siamo abituati. Per far questo l'unica risorsa che abbiamo è il tesoretto che abbiamo al nostro interno, cioè quindi una riorganizzazione che ci dovrà portare a recuperare in efficienza queste risorse che ci stanno mancando. Però non è previsto un taglio reale dell'assistenza ai cittadini. Ecco, ma quando come quantità e quantità di cose. Ecco, questi famosi 2000 posti letto in meno che le forze di opposizione in Consiglio regionale vi contestano sempre. Dove saranno prelevati? Allora, ci sono due cose da dire. Intanto il numero di 2000 è un numero... come dire, tendenziale, che non è che si parte dicendo si tagliano 2000 posti letto, si parla dicendo dobbiamo fare 10-15 cose nel territorio, negli ospedali per cambiare le cose. Alla fine tutto questo ci comporterà il fatto che ci saranno dei ricoveri, minori ricoveri, ma soprattutto comporterà il fatto che utilizzeremo molto meglio i letti che ci sono. Oggi dobbiamo lavorare, abbiamo l'obiettivo di lavorare con dei tassi di occupazione dei letti dell'80-85%, oggi sono molto più bassi. Quindi di fatto noi i letti che toglieremo... Tasso di occupazione, per spiegare bene, significa che un letto di ospedale rimane vuoto alcuni giorni. 8 giorni su 10 sarebbe l'obiettivo. Allora, esatto, quando si dice 80% di tasso di occupazione vuol dire che 8 giorni su 10 è usato e 2 no. Questo è... È considerato fra l'80 e l'85%. Quanto costa un posto letto in ospedale al giorno? Sono fra i 5 e i 600 euro. Quindi mantenere un posto letto in un ospedale a questo costo. A questo costo. Mantenere un letto d'ospedale vuoto è un non senso. Allora, alcune parti in cui questo letto rimane vuoto è naturale, è fisiologico, perché
persona che va, che entra. Possono essere dei però problemi. Dire che noi vogliamo utilizzare i nostri letti all'80-85% sembra che sia una cosa di grandissimo buonsenso. Se noi usassimo tutti i nostri letti all'85% avremmo bisogno di molte centinaia di posti letti in meno. Ecco, ma questo comporterebbe una riduzione di posti letto o anche una riduzione di personale? La questione del personale è il personale può essere utilizzato diversamente, può essere utilizzato dove dovremmo assumerne, per esempio. È tutto un processo molto complesso, non sto dicendo, non a caso i processi di riorganizzazione creano sempre ansia, preoccupazione, mi rendo conto, non voglio dire, è una vita che faccio ristrutturazioni e riorganizzazioni, lo so. Un'altra cosa che non si dice però è che noi contemporaneamente apriremo 500-600 letti di cosiddette cure intermedie territoriali. Quindi cure di prossimità, prossimità, letti per persone tipicamente croniche, tipicamente anziane, che oggi, mancando questa tipologia di assistenza, che è un'assistenza superiore a quella di una residenza per anziani, è un qualcosa di più con un medico, cioè, più sanitario, però non così tanto da stare in ospedale, apriremo 500-600 letti di questo tipo, non negli ospedali. Quindi si parla un po' di questi 2000 letti presi ormai come icona di questa nostra riforma, ma noi faremo un enorme investimento nel territorio. Quindi praticamente, per capirsi, una persona anziana che abbia comunque problemi di salute ma non tale da giustificare una ricovero in ospedale potrà essere ricoverato in queste strutture che saranno intermedie. Tipicamente o in un RSA, in una clinica, in una casa di cura o in un ospedale in cui parte è stato riconvertito, sarà curato dal medico di famiglia. Tendenzialmente all'interno di questa struttura, se avrà bisogno di uno specialista ci sarà anche uno specialista, ma tendenzialmente dal medico di famiglia. Questo ha due vantaggi: uno, che tiene è meno invasivo anche per la persona, perché tipicamente poi questo tipo di malati quando vanno in ospedale ci stanno anche a lungo, stanno anche 15 giorni, 20, perché stanno male non tanto ma non così poco da star fuori. Ora cerco di essere semplice. È vero, certo. Però vanno a lungo nell'ospedale. Ecco, questa è una tipologia che andrebbe eliminata, perché da un lato è costosa, da un altro è anche invasiva verso la persona. E però faremo dei grossi investimenti su questo. Non viene detto, cioè non viene detto, vorrei dirlo io. Per esempio, noi facciamo un grosso investimento di decine di milioni di euro per sostenere questa nuova organizzazione. Che peraltro esiste già, cioè esistono già queste strutture. Esistono già, cioè è una novità. Si è avviata in questo senso già da molti tempo. Anni. Questa volta facciamo proprio un salto di qualità dal punto di vista numerico, ecco, su questa vicenda. Quindi da una parte una progressiva riduzione dei posti letti in ospedale, dall'altra il potenziamento di queste strutture. Vorrei comunque dire ancora una volta che la riduzione dei posti letti in ospedale, noi andremo a chiudere i posti letti che stanno vuoti. Questa cosa cercherò di dirla ancora. Sì, no, ma è un concetto interessante. Un posto letto vuoto, è un danno per la società, non è un bene per nessuno. Certo. Oltre un certo perché limite. Perché comunque anche se vuoto costa. Se vuoto costa, e non produce niente, cioè certo. Non crea una salute certo. Perché è vuoto. Certo. Ora, siamo in trasmissione, sì, quindi sì, sono però, un po'. Credo un che po' tranchant sia... nelle... Sì, nelle... sì, però sicuramente però, ecco. Abbiamo capito l'impostazione qual è. Come per esempio aumenteremo, mi scusi, l'assistenza domiciliare, previsto un 10% almeno di aumento dell'assistenza domiciliare. Allora, di questo parliamo dopo una brevissima interruzione sì. Per la pubblicità.